Eccoci, ricominciamo allora. Ricominciamo andando a conoscere un produttore, per cui abbiamo fatto ragionamenti dalla parte dei consumatori, abbiamo approfondito come funziona la filiera del cibo, adesso lasciamo la parola alla cooperativa Valdibella, rappresentata dal suo presidente Massimiliano Solaro e da Chiara Di Blasio. Duccio dice che poi faccio gli amarcord, però secondo me è importante ogni tanto ragionare su, ci avevamo visto giusto, nel senso la nostra capacità di lettura, ma certo, la nostra capacità di lettura della realtà funziona o non funziona. E io stavo raccontando prima, sono stata molto contenta ad un certo punto come cliente di entrare nelle botteghe del commercio equo e iniziare a vedere dei prodotti italiani, che quindi equo solidale ma anche locale, perché ad un certo punto il ragionamento è andato oltre al sud del mondo e il nord del mondo, e di questo appunto abbiamo qui rappresentanti dalla parte dei produttori. Vi lascio subito la parola. Grazie Nicole, io mi devo alzare così devo guardare le slide, se no non ricordo cosa dire. Vabbè, intanto volevo ringraziare di questo invito da parte del Sandro, ci ha fatto molto piacere, diciamo ci abbiamo creduto molto, e mi unisco a tutti gli altri che hanno fatto gli auguri, anche io vi faccio tantissimi auguri di buon compleanno. Grazie. Poi in effetti volevo ringraziare tutti. Chi mi ha preceduto con questi studi e con questo approfondimento della parte teorica di alcuni aspetti che a noi produttori ci aiuta molto, insomma, a leggere meglio la realtà in cui siamo e orientare meglio anche la nostra capacità produttiva. Noi in effetti ci occupiamo della parte applicata, cioè cerchiamo di applicare questi concetti, chiaramente con tutta una serie di difficoltà, ma anche, come vedremo, con una serie anche di iniziative riuscite. Se Alberto mi accompagna nella slide, questo è un motto che ci siamo dati, che cerchiamo di rispettare all'interno della cooperativa, in cui diciamo tutto ciò che fa parte della cooperativa in qualche modo deve uscirne valorizzato e soddisfatto, cioè nessun elemento deve soffrirne della partecipazione all'interno della cooperativa. Uno degli aspetti che cerchiamo di sviluppare in cooperativa è quello appunto dell'autonomia, cercare di essere quanto più capaci di svolgere l'attività in autonomia, fare delle scelte che derivano dalla nostra capacità di comprensione, cercando il minimo possibile, diciamo, di farci influenzare dall'esterno, specialmente degli aspetti negativi esterni. Quindi appunto per non far ricorso a quelle multinazionali che condizionano veramente la gestione agricola e che hanno il monopolio dei semi, perché sui semi purtroppo noi agricoltori non siamo più liberi di poterli vendere, quindi nessun agricoltore può fare una fattura in cui scrive il nome seme di. Questo non è possibile per legge, perché è soltanto possibile da parte delle ditte sementiere. Ed è stata una grave sconfitta per il mondo agricolo e che forse manco se ne è reso ben conto, diciamo, di questa. Dopo tante pressioni, insomma, e anche penso con la partecipazione sempre del mondo della società civile, nel 2018 è uscita questo decreto ministeriale con cui ci viene riconcesso, ma molto timidamente, la possibilità di produrre dei semi, soltanto di varietà da conservazione, cioè varietà che sono secondarie, minori, in via di estinzione, quindi con lo scopo conservativo principalmente, e con piccola possibilità di anche farne commercio. Chiaramente noi abbiamo subito colto l'occasione e ci siamo iscritti, e da allora siamo custode della timelia e abbiamo potuto sviluppare una filiera, diciamo, sulla timelia, che è un grano antico siciliano che noi apprezziamo molto perché ha delle capacità, diciamo, di adattamento al tipo di agricoltura che facciamo, che è una varietà
quasi tutte le varietà antiche hanno una capacità di adattarsi all'agricoltura bio, perché sono molto adatte al territorio e non richiedono input esterni, quindi non richiede concimazione, gli basta la fertilità dell'anno precedente per poter produrre, anzi se si concimano si allettano perché si sviluppano molto e poi cadono a terra sostanzialmente. Poi è un grano che ha anche un'adattabilità all'aspetto nutrizionale, cioè sono dei grani che hanno un glutine molto più digeribile, lo contengono, però un glutine diverso, perché diciamo i glutini non sono tutti uguali, quindi dipende dal tipo di cereale, il glutine può essere più tenace o più fragile, come quello della timelia, che ha quindi un glutine molto più tenero, più fragile, che corrisponde ad una maggiore digeribilità. Quindi anche per questo lo coltiviamo, perché diciamo siamo più dentro, diciamo, nel senso di quello che facciamo, produrre del cibo che fa bene a chi lo consuma. E quindi da quel momento in poi noi ogni anno produciamo il seme per noi e abbiamo una filiera di produzione di cereali che si basa sulla timelia, anche su altri grani antichi, ma soltanto grani antichi che sono liberi, i cui semi non sono, come dire, di proprietà di un costitutore. Una delle forme che appunto stiamo adottando per rispettare il principio dell'autonomia. Andiamo avanti, Alberto. Poi alcuni progetti che stiamo sviluppando con lo stesso principio di avere delle sementi da specie autoprodotte e autoriproducibili, perché specialmente nel campo orticolo la maggior parte delle coltivazioni si basa sugli ibridi. Gli ibridi sono sempre prodotti da delle case produttrici, in genere molto grandi, e che hanno un costo molto elevato e che hanno alcuni valori, sì, ma tanti, diciamo, difetti. Anche lì, principalmente il difetto di subordinare l'agricoltore all'acquisto annuale di questi semi. E stiamo cercando, è molto difficile nel campo orticolo, però con un paio di progetti stiamo cercando di svilupparlo e portarlo avanti. Uno era questo qua, si chiamava Di Seme in Seme, con cui appunto moltiplicavamo delle varietà più antiche, delle varietà libere, riproducibili, e poi questo è terminato, e poi ne abbiamo ripreso con un altro che è attualmente in corso, può andare avanti Alberto, che è questo progetto qua con un'altra fondazione che è su Londra, che ci ha finanziato questo progettino. Anche qui tentiamo di sviluppare la produzione di queste varietà orticole con seme riproducibile. E abbiamo fatto alcuni campi già, sia noi sia altre cooperative con cui siamo in collaborazione, con dei primi risultati, col tentativo anche di farlo diventare non soltanto un aspetto hobbistico, che spesso questo tipo di sistemi sono sviluppati, però a livello molto piccolo, che non diventano poi un sistema commerciale, cioè si fermano all'autoconsumo sostanzialmente. L'obiettivo è quello di svilupparlo un po' di più e quindi farlo diventare anche dal punto di vista della dimensione più elevata e poter avere una quantità sufficiente anche per poterla commercializzare. Lì è molto importante la partecipazione della società, del consumatore, perché bisogna comprendere anche le caratteristiche di questi prodotti, perché siamo ormai abituati ad avere dei prodotti standardizzati, anzi per legge a volte devono essere così. Nei mercati ortofrutticoli le categorie prima e seconda scelta sono delle categorie che rispondono a delle norme specifiche che ne fissano le dimensioni, la pezzatura, l'assenza di difetti, e quindi sono delle categorie pensate per essere soddisfatte dalle sementi ibride e sono molto più standardizzate, mentre nei sistemi tipo questo, con seme riproducibile, il valore non è più la standardizzazione ma è la variabilità. Quindi questi semi mantengono una naturale variabilità che comporta quindi, come dire, la formazione di frutti che sono diversi tra di loro, non perfettamente omogenei. E se il consumatore però non comprende che questo è un valore e scarta
questo tipo di produzione non avrà mai un successo, quindi lì è importante comprendere, diciamo, questi aspetti che hanno, come dire, una caratteristica agronomica, però da lì dipende poi il successo o no di certe forme anche di battaglie un po' politiche come questa qua. Ok, andiamo avanti, Alberto. Sì, poi uno dei principi che cerchiamo di rispettare, un po' collegato a quello di prima, è di dare centralità alla fase agricola, proprio alla produzione primaria, perché spesso appunto ormai nel sistema della filiera del cibo il produttore del cibo quasi quasi non è più l'agricoltore, ma sono le industrie di trasformazione. Chi fa la pasta? La Barilla, per esempio, no? Non è che viene in mente che la pasta, quel grano che l'ha fatto un produttore o migliaia di produttori, no, siamo tutti legati a questo concetto che, diciamo, è l'industria agraria, che quella è l'industria agricola, quella che produce il cibo. Ed è un concetto fuorviante che dà il peso appunto alle fasi successive e sminuisce il valore della fase agricola, rendendola anonima e poi con scarsa capacità contrattuale. Se invece diamo centralità alla fase primaria e il cibo viene gestito in un certo modo, la produzione, chiaramente diamo più forza a questa fase primaria e sminuiamo le fasi successive. Quindi in questo senso noi stiamo cercando di trasformare quello che facciamo, ma lo coltiviamo. Cioè noi trasformiamo soltanto ciò che coltiviamo noi stessi, senza acquistare materie prime, diciamo, al di fuori. Un altro aspetto che penso che l'azione della cooperativa, diciamo, sta riuscendo ad ottenere è quello che, diciamo, stare insieme permette alla piccola proprietà contadina, diciamo, di esistere. Cioè senza l'azione unita in cooperativa molte delle nostre realtà non sopravviverebbero. Aziende che hanno 3, 4, 5 ettari, ma anche di più, che difficilmente potrebbero restare sul mercato, riuscire a produrre, trasformare e commercializzare. Anche perché siamo distanti dai mercati, noi non vendiamo praticamente in Sicilia e nemmeno nel sud Italia, il 5% della produzione della cooperativa resta sostanzialmente nel sud Italia, il resto deve andare necessariamente fuori, quindi un piccolo produttore da noi non riuscirebbe ad sviluppare tutte le fasi in un modo, come dire, diciamo, sostenibile anche dal punto di vista economico. Infatti c'è una fortissima riduzione del numero delle aziende, ma questo in tutto il mondo in qualche modo, ma specialmente da noi, e specialmente delle aziende piccole, è un processo di formazione di aziende molto più grandi. Praticamente c'è un ritorno al latifondo come tendenza. Moltissimi investimenti da parte di operatori economici da altre parti che acquistano grandi superfici di terreno dalle nostre parti. Quindi noi riteniamo che la forma cooperativa ci sta permettendo di far continuare a funzionare delle piccole realtà anche di tipo familiare. Un altro impegno è di riuscire ad essere quanto più, appunto, sprecare meno le energie, e in questo caso e inquinare chiaramente di meno, e in questo caso questo esempio che vedete lì riguarda il trattamento delle acque a valle dei nostri impianti di trasformazione, piuttosto che fare impianti di depurazione classici, quindi sono strumentali tecnologici così, abbiamo fatto un sistema che usa le piante, quindi la fitodepurazione, le acque passano da quella vasca che vedete a sinistra prima, che col pietrisco su cui abbiamo impiantato la cannuccia palustre, che poi è cresciuta lì, chiaramente la fase iniziale, che depura tutte le acque che derivano dall'impianto. Dopo le acque vengono convogliate in questo piccolo biolago che vedete qua a destra, e lì avviene una seconda fitodepurazione con delle piante acquatiche, poi da lì
le acque vengono utilizzate poi per l'uso irriguo. Praticamente tutta l'acqua che produce la struttura viene tutta fitodepurata e riutilizzata. Vai avanti Alberto. Sempre in questo aspetto sì, stiamo montando un po' di pannelli fotovoltaici, ma soltanto nel tetto. Non stiamo aderendo a forme di agro fotovoltaico con invasione di superfici agricole, che da noi veramente sta assumendo una caratteristica disastrosa, con migliaia di ettari, si parla di 40.000 ettari in Sicilia occupati dai pannelli da qui ai prossimi anni. Quindi noi questa cosa non la stiamo ovviamente seguendo, ma le stiamo montando, ma nei nostri tetti, come da sinistra, è abbastanza grande da accogliere una buona superficie di pannelli e dal punto di vista energetico la struttura è autosufficiente, anzi ne facciamo un po' di più di quella che consumiamo. Un tema centrale, veramente centrale per la nostra agricoltura è tanto la comprensione del tema della biodiversità e la sua implementazione nelle nostre aziende. Questo è un percorso molto molto complesso e lungo. Spesso la conversione delle aziende dal convenzionale al bio si è tradotta in un primo step, che è quello di non usare più pesticidi, concimi chimici, utilizzare le sostanze consentite, quindi già più rispettose. Però da lì a diventare delle aziende con un'alta biodiversità c'è ancora molta strada da fare, bisogna concepire un'azienda impostata in un modo differente. Ed è un cammino, vi posso dire, molto lungo, però che stiamo noi attenzionando e stiamo cercando di sviluppare. Questa che vedete è la pianta della mia azienda e lì già stiamo impostando tutta una serie di iniziative proprio per diversificare al massimo. Prima all'interno delle scelte culturali, cioè avere tante culture presenti nella stessa azienda. Le diverse culture, quello giallo è la parte che è seminativo, dove alterno cereali, legumi di granella e la sulla, e poi c'è mandorleto, vigneto, un po' di uliveto e le altre superfici. Oltre a questo qua bisogna inserire anche degli elementi non vegetali ma non produttivi, cioè piante varie, macchia mediterranea, altri elementi, tutto questo qua insieme alla tecnica agronomica, cioè favorendo per esempio il lasciare più a lungo l'erba sostanzialmente, cioè le piante spontanee nelle aree coltivate, questo favorisce tutta una serie di equilibrio migliore e chiaramente una delle piante più resistenti anche nei confronti delle malattie. Andiamo anche Alberto. Per esempio qua la Irina è un'azienda abbastanza emblematica per noi, perché questa azienda non esisteva prima e grazie alla Valdebera è nata sostanzialmente 4 ettari, ed essendo pure condotta da persone che non erano provenienti dal mondo agricolo è molto più legata all'indicazione che la cooperativa dà, quindi le segue in un modo molto più preciso rispetto all'agricoltore di vecchia data che c'è da fare un po' più di fatica. Per esempio lei è riuscita ad applicare pienamente questi principi e in 4 ettari coltiviamo tante cose, anche con delle consociazioni. Vi vedete della consociazione di le fa l'origano, per esempio in mezzo alle piante di mandorlo, oppure il carciofo in mezzo alle piante di mandorlo, il rosmarino, insomma tutta una serie di altre culture all'interno delle culture, e le culture sono molto diversificate. Non ha più il terreno, è riuscita a compiere questo passo che vi posso dire per gli agricoltori è una rivoluzione copernicana, non fargli toccare il terreno, però lei ci è riuscita e lo testimonia. La cosa bella è quando facciamo gli incontri, la invitiamo sempre perché lei testimonia con forza e coraggio, diciamo, questa sua capacità e questo suo risultato, e dà molta forza ai concetti che a volte teoricamente noi enunciamo. Questo è un capitolo molto interessante della nostra attività,
che noi leghiamo moltissimo a tutto il resto, cioè alla capacità dell'agricoltura di rendersi sempre più autonoma possibile, anche l'aspetto della formazione è determinante, perché nel nostro settore non c'è formazione, cioè nessun agricoltore inizia dopo aver fatto una scuola di formazione, cioè se inizia e basta, impari a guidare il trattore e sei un agricoltore, no? Ma specialmente sulle tematiche di tipo ambientale, su questi processi di conversione, di miglioramento, chi li forma gli agricoltori? Nessuno. E quindi piuttosto che farci formare da queste grandi, diciamo, forze, diciamo, che controllano il mondo agricolo, perché lì loro arrivano in qualche modo con chi distribuisce i prodotti, con gli agenti, con i rappresentanti, portano informazioni nel mondo agricolo, però portano quelle informazioni. Quindi noi abbiamo creato 4 anni fa una scuola di formazione principalmente dedicata al miglioramento delle conoscenze agroecologiche, fatta da noi agricoltori per gli agricoltori. Chiaramente invitiamo spesso e partecipano con noi volentieri anche docenti universitari che in qualche modo sposano la nostra causa e partecipano. Sta avendo, vi dico, un discreto successo e la partecipazione è molto interessante. Tanti giovani partecipano a questi corsi e anche, diciamo, tanti agricoltori anche. Questo dovrebbe essere un piccolo video, se si riesce a mandarlo. Tanto per, sì, così. Piccola immagine di uno dei corsi che facciamo, per esempio. Questo per esempio era un corso di 2 giorni sulla gestione delle acque nelle aziende, quindi l'acqua non gestita crea dei disastri, sia quando manca, e la siccità spesso è anche incrementata dalle pratiche agricole, sia quando è in eccesso, perché causa erosione e si porta lo strato fertile di terreno in un modo ormai poi irrimediabile. Quindi gestire l'acqua in un certo modo significa preservare il suolo e la sua fertilità. E in questo corso l'abbiamo affrontato con un esperto, Marco Pienalto, non so se lo conoscete, di DEAFAL, che è un'organizzazione che si occupa di agricoltura rigenerativa e che ci collabora con la scuola. Aspetto sociale, abbiamo concordato che lo trattasse chiaro se vuole. Sociale, infatti la cantina sorge accanto all'ex comunità dei Salesiani di Camporeale, che è il paese dove è Val di Bella, e la struttura che appunto all'epoca veniva usata come comunità, adesso la usiamo come una sorta di B&B per ospitare appunto la gente che ci viene a trovare. E in Sicilia sul sociale collaboriamo con Addio Pizzo, che è nata nel 2004 a Palermo e, diciamo, come dice il nome, appunto è un'associazione che combatte il racket. E noi, diciamo, l'aiutiamo anche con, diciamo, una parte della produzione che noi facciamo, una parte del ricavato viene appunto donato da Addio Pizzo. E in più potete trovare, diciamo, il marchio su ogni nostro prodotto. E collaboriamo, diciamo, anche con un'azienda in Germania, Fire Alpenzentrum. E anche lei è ovviamente una cooperativa che utilizza soltanto prodotti delle Questo Vitale, e anche lì una parte del ricavato viene donata appunto da Addio Pizzo. In più, da quest'anno collaboriamo anche con NoCap, che appunto è un'associazione che combatte il caporalato. Scusate, sono un po' emozionata.
Quest'anno diciamo, è stato un progetto molto importante con NOCAP perché in collaborazione con il CNA c'è stato diciamo, un evento ed è stata donata una borsa di studio a un ragazzo che diciamo, è in Italia da qualche anno ed è arrivato appunto in Sicilia e i primi anni è stato sfruttato e poi NOCAP invece l'ha trovato ed è riuscito appunto a donargli un lavoro che potesse diciamo, essere questo di là. E la borsa di studio è stata appunto donata a lui per frequentare il nostro corso di agroecologia. In più siamo, diciamo, abbiamo appunto iniziato un progetto che prevede che alcuni ragazzi di NOCAP vengano in azienda da noi per appunto lavorare in cambio di vitto alloggio. In cambio di un contratto regolare. In cambio di... Sì, è un contratto appunto regolare che faccia anche in modo appunto che questi ragazzi che prima venivano sfruttati abbiano finalmente diciamo, un contratto decente. Ok, grazie. Grazie. Vabbè, ora diciamo questo sarebbe il tema della mia presenza qui oggi, quindi vi presenterò alcune filiere che abbiamo in qualche modo creato in parte, che per portare avanti appunto il principio di avere tutta la filiera diciamo, etica e partecipata, quindi non soltanto la produzione e fermarsi lì, sì, faccio un po' più veloce, ma è importante pure la fase finale, perché è inutile produrre bene, produrre un cibo di qualità e poi assegnarlo a degli attori che in qualche modo poi diciamo, svalutano tutto il precedente e quindi magari lo fondano su principi speculativi e di puro guadagno. Quindi stiamo cercando di creare delle filiere in cui la fase finale fosse un servizio all'agricoltura. E una di queste è The Food Hub, una cooperativa che abbiamo fondato noi, questa cooperativa spagnola di produttori e altri produttori belgi, e la cooperativa fa questo ruolo di servizio e distribuisce in Belgio le produzioni degli associati. Grazie a questo possiamo... ho spento? Ok, ora ci siamo. Tipo lanciamo delle campagne SOS, no? Se c'è un eccesso di prodotto, essendo la distribuzione in qualche modo che appartiene alla parte produttiva, possiamo anche permetterci diciamo, di fare delle azioni. E quindi ragazzi, c'è un eccesso di uva, in quel caso era un eccesso di uva, quindi aiutiamo la produzione a smaltirne un po' di più, quindi lanciamo la campagna. Grazie alla cooperativa l'abbiamo fatto. Alberto può andare avanti. La seconda è una cosa molto simile, sempre in Belgio. Un'altra cooperativa fondata sempre da noi, con la cooperativa di prima, è un'associazione Atalicro Thailand di reinserimento sociale e gestiamo un negozio a Molenbeek a Bruxelles. Qualcosa di simile, la Boulangerie Le Grand è nostra associata, è socia della cooperativa e utilizza le nostre farine di vini antichi per fare il pane a Namur in Belgio. Un'esperienza svizzera molto simile, due realtà grossrooted che si occupa appunto di spreco alimentare. Se questi ragazzi si impegnano per ridurre lo spreco, in che modo? Anche lo spreco agricolo, non soltanto quello, diciamo come dire, di casa, no? Perché la maggior parte dello spreco non è quello di casa, ma è lo spreco agricolo, perché spesso la merce non viene nemmeno raccolta se non c'è la possibilità commerciale. Oppure ha delle dimensioni piccole, oppure leggermente c'ha una rigatura, quindi che è molto più grande dello spreco che avviene nelle famiglie. Grossrooted nasce per questa iniziativa e insieme facciamo delle campagne con loro per promuovere il cibo non bello ma sempre buono. Ok, qua sono altre filiere che facciamo diciamo, con le strutture di commercio etico in Italia. Abbiamo una ottima e interessante collaborazione con un altro mercato, in Belgio con una corrispondente che si chiama Etikabel e in Germania la stessa cosa si chiama in quel modo lì. Vabbè, per, com-
conclusione avevo messo questa domanda, perché quella signora, questo è un gruppo di consumatori svizzeri, perché abbiamo appena inaugurato un nuovo percorso, cioè un turismo esperienziale, cioè i nostri clienti stessi vengono a trovarci per conoscere la cooperativa. Questo è stato il primo gruppo che è venuto pochi giorni fa e questa signora qua vicino a destra mi ha posto questa domanda: ma i consumatori fanno parte della cooperativa Val di Bello? Questo è un elemento cruciale secondo me, perché dall'insieme diciamo, produttori e consumatori, veramente lì c'è la soluzione di tutti gli aspetti dell'agricoltura, perché non occorre dipendere da altri elementi esterni, in nessuna cosa, nemmeno dai mercati. Noi i prezzi stiamo riuscendo in buona parte a determinarli noi stessi, cioè non fissiamo il prezzo sulla base della borsa merci di chiunque siano, lo decidiamo noi sulla base dei costi di produzione. Se il nostro partner consumatore dice ok, per me è un prezzo giusto, non occorre riferirsi alle borse esterne. E quindi mi è sembrata molto interessante la sua domanda, perché è proprio accolto nel segno. Un ultimo, era un progettino che stiamo lanciando adesso, ma poi ve lo racconto per me. Presidente di Altro Mercato, commercio consolidare ieri, oggi, domani. Citazione banale ma colta. Allora vi chiedo 6 ore per affrontare questo tema. No, cosa dirvi in pochi minuti? Vi dico alcuni spunti che magari possono essere utili, almeno del mio osservatorio, naturalmente che è abbastanza alto ma parziale come tutti gli osservatori. Intanto una cosa che secondo me è importante: capire cosa è cambiato da 30 anni fa a oggi. Cioè, io andando ad analizzare un po' quando è nato il commercio qui in Italia, sapete che il commercio qui in Italia è nato un po' dopo rispetto ad altri paesi europei, però ha avuto uno sviluppo molto più tumultuoso e molto più veloce, per cui siamo diventati una delle prime nazioni come presenza di organizzazione di commercio a livello territoriale, pur essendo partiti a fine degli anni 80 di fatto. La domanda che ci siamo fatti appunto anche nel ragionare di come affrontare l'ultimo capitolo del libro, che è proprio sul tema del commercio equo, è: ma come è cambiato lo schema di gioco tra 30 anni fa, 35, 30, sono andato al mercato a 35 anni, Sandalo 30, tante botteghe sono nate in quel periodo là, e adesso? Beh, allora, nel libro diciamo ci soffermiamo molto su questo, però direi 3 elementi che sono molto cambiati. 30 anni fa lo schema di gioco era piuttosto semplice, cioè ci sono multinazionali cattive, c'è Nestlé e ci siamo noi. Quindi le multinazionali cattive che sfruttano, che hanno dei comportamenti iniqui che mai accetteremo qui se i lavoratori venissero trattati come queste multinazionali li trattano nel sud del mondo, e quindi dobbiamo creare un'alternativa. La filiera è sempre parte dal produttore, arriva al consumatore, ma in un caso passa per quella strozzatura della clessidra, nell'altro passa per l'organizzazione di commercio consolidare che garantiscono tutta la eticità della filiera e quindi anche il giusto pagamento del produttore. Questo era lo schema di gioco. Adesso la situazione è maledettamente più complicata, perché la parte alta, diciamo la parte del commercio tradizionale, è molto cambiata in questi anni. Lo diceva molto bene prima Duccio. Io, da quello che diceva Duccio, distillo diciamo 3 concetti. Il primo, c'è un enorme peso della finanza e della speculazione anche sul cibo, quindi delle derrate alimentari, il caffè, il peso almeno le mie, quelle del commercio che caratterizzano più le banane, il cacao, il caffè, lo zucchero, molte di queste sono quotate in borsa e subiscono le stesse identiche dinamiche speculative che subisce l'oro, il petrolio, l'azione di un'azienda o una valuta, perché è tutto un gioco finanziario che molto spesso decuplica il valore della singola partita di merce, centuplica anche in alcuni casi, perché sostanzialmente su quella partita di merce si stabiliscono tutta una serie di scommesse su come andrà, ok, i famosi future, le famose, diciamo, finanza speculativa, per cui alla fine questo fa sì che il prezzo non venga più deciso dai produttori, diciamo, in quello schemino che ci avevano insegnato a scuola
la legge, il prezzo di sé, l'incontro tra la legge dell'offerta e della domanda, per cui sale la domanda e cala l'offerta, e quindi se il prezzo sale, viceversa il prezzo scende. Non è più così, perché è talmente tanta la speculazione, è talmente tanta la finanza che c'è sopra il commercio, che alla fine ci sono fenomeni stranissimi, spiegabili, di alzamento di prezzi, abbassamento di prezzi, di cui i produttori sanno poco niente, e soprattutto su cui non possono incidere. E chi si arricchisce è altrove, perché non sono certo loro che si arricchiscono. Anche in casi eclatanti, lo sapete, perché insomma lo vedrete purtroppo anche in bottega meno, però lo vedrete molto nei supermercati, per esempio l'impennata che c'era sul cioccolato quest'anno è perché il prezzo si è quintuplicato, il prezzo alla tonnellata, è passato da $250-300 a $1200 a tonnellata della fava di cacao. Allora, questo aspetto speculativo naturalmente depotenzia molto il potere dei produttori dal lato e dei consumatori dall'altra parte della filiera, quindi dei due capi della filiera. Un secondo elemento centrale è, almeno dal nostro punto di vista, clamoroso in questi ultimi 30 anni, il potere della distribuzione. La distribuzione 30 anni fa era la vetrina del commercio, adesso è chi decide cosa compriamo. E infatti non è a caso che i più grandi gruppi, diciamo, multinazionali della distribuzione, a parte fatturare quello che fatturano, la prima azienda al mondo come fatturato è la Walmart, che si occupa di distribuzione, okay? Ma si sono anche molto concentrati, perché sono loro che decidono cosa compriamo e a che livello dello scaffale ce lo troviamo di fronte agli occhi, in base a quanto il produttore è disponibile ad accettare i prezzi che gli impone la distribuzione, le offerte, il catalogo dei premi, il 3x2, il sottocosto, eccetera. Tutti elementi che vanno a ridurre, voi siete fuori da questo meccanismo, però c'è anche tanti produttori agricoli che si trovano appunto a cui si trovano dove sottostare, perché sennò si va presto a buttare fuori il marchio e scegliere un altro in distribuzione. E quindi questo è un secondo elemento, diciamo, che ha pesato molto su questa quindi finanza da un lato, dall'altro appunto il ruolo forte della distribuzione, e poi c'è un terzo elemento che, diciamo, ha cambiato molto il quadro su cui noi andiamo a operare con il commercio solidale, e cioè il fatto che la sensibilità nei confronti dei produttori del sud del mondo è molto calata, cioè l'empatia rispetto alla condizione economica di chi sta dall'altra parte del mondo è molto calata. Perché? Perché dagli anni 2000, 2009, crisi eccetera, abbiamo visto moltissime dinamiche che vedevamo nel Nicaragua o in Vietnam negli anni 90, le abbiamo viste qua, ok? La filiera del pomodoro di cui si parlava prima, o tante altre filiere, sfruttamento, il caporalato, cioè tutte cose che oggi sono venute fuori. Quindi è un po' più complesso adesso di parlare di commercio eco, però io volevo lanciarvi un po' alcune suggestioni, poi lascio a voi le domande, perché magari avete molto più, avete magari l'esigenza proprio di sapere delle cose un po' più puntuali, ma vi lancio alcune suggestioni che, almeno del mio osservatorio, del nostro osservatorio, ci sembra utile condividere. Beh, intanto il fatto che il commercio eco adesso ha una funzione storica, diciamo, un po' diversa rispetto a prima, perché ha un compito forte, che è quello di dire, guardate signori, che i 17 SDG delle Nazioni Unite, cioè quei 17 quadratini colorati che chi di voi, insomma, ne mastica un po' di sviluppo sostenibile, trova in ogni piso spinto, e basta prendere un link sussidiario dell'elementare, un libro delle medie superiori, per fortuna, per vedere tanto approfondimento su questo. Però ecco, quel tema intelligente, diciamo, quel tentativo di sistematizzare lo sviluppo sostenibile, che è avvenuto nel 2015, se andate a vedere bene quei 17 obiettivi, quelli che parlano esclusivamente di ambiente sono 4. 4 su 17. Gli altri 13 sono tutti di aspetti sociali ed economici. La fame, okay, oppure la parità di genere, l'educazione, eccetera. Qual è la cosa che sta succedendo però? Sta succedendo una cosa che noi osserviamo con grande interesse e preoccupazione, che soprattutto in Italia tutto il mondo dell'economia si sta muovendo per dire: guardate che sostenibilità uguale green, sostenibilità vuol dire ambiente, quindi siamo sostenibili se non emettiamo, diciamo, gas climalteranti.
Ora non è così, non è così, cioè far capire a chi si occupa a livello educativo che invece la sostenibilità non può esistere se non c'è contemporaneamente un aspetto sociale, economico, ambientale, è veramente un elemento centrale in questo momento. Perché succede questo? Beh, magari cioè abbiamo anche delle spiegazioni diverse, ma io mi sono così persuaso del fatto che un'azienda costa molto meno mettere dei pannelli fotovoltaici sul tetto del capannone, oppure fare un contratto integrativo con i dipendenti per farli venire in bicicletta, oppure avere la flotta di auto aziendali elettriche, piuttosto che rivedere la filiera di approvvigionamento e pagare di più i produttori, perché diciamo, quella è una rivoluzione copernicana, si diceva prima, del sistema, e quindi costerebbe molto di più. Per cui magari mi conviene di più avere il packaging di un certo tipo, fate un giro al supermercato e pensate com'era il supermercato 20 anni fa, per esempio nella corsia dei detersivi, che era tutto bianco, rosso, lavante, Dixan, arancione, colori sparati. Adesso è tutto verde, trasparente, tutto i flauti, perché tutti dicono siamo i più amici dell'ambiente di tutti, perché è questo che in questo momento pesa, cioè sostenibilità uguale ambiente. Ora, non è così, e noi probabilmente abbiamo come commercio eco proprio il dovere di sottolineare gli aspetti sociali che purtroppo nessuno in questo momento sta considerando, pochissimi considerano, anche proprio a livello di sensibilità, ok? L'aspetto della tutela del lavoro, l'aspetto dello sfruttamento, della condizione della donna nelle filiere, cioè sono tutti aspetti che sono un po', rispetto al tema ambientale, sono un po', rimangono un po' in un secondo piano. Ecco, a noi sta un po' la sottolineatura, a noi sindacato, a Manitese, cioè tutte le realtà che si occupano specificamente di temi sociali legati al lavoro e alle condizioni, diciamo, di produzione, di portarle un po' a galla, perché sennò veramente non ne parla nessuno. Secondo, anche qua molto velocemente, anzi più velocemente, la relazione. Allora, noi dobbiamo essere molto innovativi come commercio eco nell'entrare in dialogo, quindi in relazione, anche con soggetti lontani da noi. Siamo partiti 20 anni fa con la grande distribuzione, scelta che io rivendico con forza, vi dico, ne parlavamo prima al bar, prima di venire qua, probabilmente non esisterebbe più il commercio eco se 20 anni fa non avessimo avuto l'intuizione di dire apriamo al grande pubblico e permettiamo ai produttori del sud del mondo di vendere anche oltre il canale delle botteghe, perché non avremo semplicemente più le quantità per poter fare le pellicole per giustificare una partita di caffè o di cioccolato, ok? Quella è stata una visione che allora sembrava molto, diciamo, un compromesso con quel nostro competitor. In realtà, dopo anni, possiamo dire che ha portato a una crescita del commercio eco e soprattutto a una crescita della consapevolezza, perché la gente va nei supermercati, magari lì vede il market al mercato e poi arriva in bottega. Questa cosa, diciamo, in futuro ci sfiderà anche rispetto ad altre interlocuzioni. Adesso, per esempio, stiamo lavorando molto con le industrie che stanno cercando di, alcune industrie particolarmente illuminate, stanno cercando di rivedere le proprie filiere di approvvigionamento. Noi lavoriamo con loro, noi gli lasciamo mettere mano sul prodotto perché non vogliamo appunto essere noi oggetto di greenwashing, però stiamo lavorando con gente che può veramente cambiare la sorte di milioni di produttori nel sud del mondo, cosa che noi con le nostre reti, diciamo, gruppi di acquisto, botteghe del mondo, eccetera, non riusciremo a fare per forza, proprio per questioni di numeri. E quindi la relazione, dal nostro punto di vista, è leva del cambiamento. Non possiamo avere paura di confrontarci tenendo la nostra identità, senza arretrare di un passo rispetto ai nostri criteri, ai nostri principi. Abbiamo anche l'esponente del comitato di valutazione etica di altro mercato, quindi alle nostre forme di controllo. Non arretriamo di un passo, però dialoghiamo con gli altri soggetti, perché dobbiamo contaminare, se no alla fine, invece di essere un'avanguardia, diventiamo una nicchia se continuiamo a non parlare con gli altri soggetti. E le ultime due cose, il tema della relazione è importante anche in un'altra ottica un po' diversa. Le botteghe del mondo sono un presidio di un commercio sano fondato sul dialogo, sul ragionamento, sul consumo consapevole. Perché? Perché semplicemente ci si incontra e si chiacchiera.
e si parla, ci si confronta sul prodotto, sul progetto, su quello che si farà domani, sull'iniziativa che si farà domenica o si farà sabato pomeriggio nell'auditorio Aldo Moro. È il modo per riportare il mercato a un livello di confronto. Il mercato è sempre stato il motore, qua ne parliamo, insomma, è stato sempre il motore del confronto culturale. Io vengo a Treviso, cioè Venezia è stata, cioè, ha fondato il suo impero sulla conoscenza, sull'incontro tra la cultura del Medio Oriente e la cultura nord-europea, è diventata quella che ha portato, diciamo, il confronto ha portato la ricchezza, il confronto ci ha portato i numeri arabi, il confronto ci ha portato le spezie, il confronto ha portato i tessuti del nord Europa o di Prato, che si citava prima, in Medio Oriente. Allora, questo confronto è sempre stato fonte di una crescita culturale, proprio dovuta a questo scambio. Ecco, purtroppo il commercio, come ce lo vogliono imporre adesso, è un commercio totalmente solidario, qui siamo noi, col telefonino la sera, seduti in poltrona a fare gli ordini su Amazon, oppure in un supermercato senza avere nessun contatto con persone, perché magari appunto ho il podcast nelle cuffiette e passo per le casse automatiche. Allora, riportare il consumo a un livello di dialogo è un dovere, cioè un dovere, è una possibilità che le botteghe commerciali hanno, proprio perché noi siamo in proprio confronto. Adesso è più difficile, però c'è molta esigenza. L'abbiamo visto nel periodo del Covid, laddove le botteghe diventavano quasi un centro sociale dove si trovava clandestinamente per passarsi le uova di Pasqua. Però è stato fondamentale questa cosa di mantenere una relazione. Noi siamo animali sociali, il commercio è sempre stato un'azione sociale, il mercato del, sarò quando è il mercato settimanale, il mercato del mercoledì mattina è un luogo dove si chiacchiera, si confronta, è un luogo che fa crescere il mercato, perché se i clienti dicono questo fruttivendolo ha le mele peggiori dell'altro, quello che ha le mele peggiori la volta dopo avrà le mele migliori, perché è un luogo di confronto dove l'economia si forma e nasce in maniera forte. Ecco, riportare il mercato a questo livello di scambio è una cosa che ci, diciamo, fa diventare meno passivi e più critici e più, diciamo, anche ci dà una qualità della vita migliore. In questa la bottega può fare tantissimo. Quindi, ultima cosa che vi dico, naturalmente il tema importante, centrale in questo senso, è legato a come saremo presenti con il commercio eco, e quindi anche al tema dei linguaggi. Noi ci stiamo facendo aiutare da gruppi di ragazzi, appunto dei ragazzi del servizio civile che ci stanno veramente aiutando molto a capire che tipo di linguaggio utilizzare, come rinnovare il nostro messaggio, perché va rinnovato, non c'è niente da fare. Il nostro messaggio probabilmente è un messaggio scritto 30 anni fa e che ha, cioè, sente un certo invecchiamento, quindi cercare appunto con i ragazzi di riuscire a trovare una modalità nuova e soprattutto di far entrare chi adesso ha 20-25 anni all'interno dell'organizzazione con ruoli di responsabilità, questa cosa può garantire un futuro, perché effettivamente il rischio è che i padri fondatori non cedano diciamo, lo scettro della propria creatività, e quindi la cosa può vada a spegnersi un po' col passare degli anni. Ecco, dobbiamo veramente come commercio eco riuscire ad avere la lucidità di inserire persone che adesso hanno 20-30 anni, dargli spazi di potere e permettergli di reinventare quello che sarà il commercio domani, che magari sarà diverso da quello che adesso, ma comunque avrà sempre la sua carica rivoluzionaria. Grazie. Lasciamo uno spazio aperto adesso alle domande. Qualche relatore forse deve scappare, qualcuno può fermarsi un po' di più. Direi che usiamo quel microfono. Ok, se c'è qualcuno che vuole intervenire, chiede. Alzate la mano se volete. Non siete timidi? Una domanda. Una domanda per... Ciao. Per Alessandro Franceschini. So che il mese scorso sei stato all'Assemblea Mondiale del Commercio Eco in Sudafrica, dove erano presenti tutti i produttori del nostro sistema.
Ecco, mi piacerebbe chiederti che suggestioni sono emerse da quel momento e da quell'incontro e che possono essere utilizzate anche per noi. E poi un'altra cosa, perché allora, altro mercato è anche la nostra bottega, come diceva Giorgio, sostiene dei produttori in questo momento. Ecco, questo è un momento molto difficile per la Palestina e per i nostri produttori in Palestina, Aue Park. Ecco, se magari puoi dirci due cose su di loro. Grazie. Sì, guarda, le due cose sono strettamente collegate, perché una delle cose che quando mi ho sentito dell'assemblea dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che si è svolta a Cape Town a settembre, cioè una delle cose che mi sono portato a casa è stata proprio la presenza dei produttori palestinesi, che nonostante tutto erano in sei e hanno portato una testimonianza che potete immaginare quanto forte, ma su questo vi do un aggiornamento. Allora, sull'assemblea direi questo. C'è una percezione di crescente debolezza da parte del commercio equo internazionale, soprattutto lato produttori, perché si sta indebolendo a livello europeo, diciamo, e nordamericano e in parte giapponese e australiano, proprio la rete di vendita specializzata, cioè le botteghe. Okay? E WFTO, tra l'altro, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, è più una rete di produttori di artigianato, e l'artigianato è quello su cui picchia di più la crisi, per cui c'è effettivamente la consapevolezza che bisogna trovare altre vie, altri sistemi. Per i produttori è più cercare altri canali commerciali, per noi è invece cercare di fare in modo che la proposta sia rinnovata dal punto di vista, appunto, come dicevo prima, dei linguaggi. Però ecco, c'è la percezione di un momento di difficoltà, probabilmente peggiore rispetto ad altri anni. Noi in Italia non abbiamo ancora l'impatto di questo tipo di crisi, perché bene o male, insomma, in Italia la struttura sta reggendo, però ecco, c'è sicuramente questo aspetto soprattutto della debolezza degli artigiani. E invece meglio l'alimentare, quindi meglio l'aspetto alimentare, anche se lì, vabbè, adesso entro, non voglio tediarvi con cose tecniche, però se lì, diciamo, prevale molto di più una dinamica di certificazione di prodotto piuttosto che di organizzazione di commercio solidale, per cui diciamo che sull'alimentare ci sono maggiori sviluppi dal punto di vista dei fatturati, ma meno senso di appartenenza a un movimento, ecco, questo sì, decisamente. E sulla Palestina invece, non posso ridurre in tre parole, perché voglio dire, sono stati 4 giorni di lavori, votazioni, tutta una serie di... Però una cosa interessante sulle votazioni, è passata una mozione proposta dall'altro mercato insieme ad altri soggetti europei per avere dei criteri specifici di monitoraggio, perché l'Organizzazione Mondiale del Commercio Eco non solo è il Parlamento che decide le regole mondiali del commercio eco, ma anche è un sistema di controllo. Sul sistema di controllo abbiamo cercato di inserire anche, ed è appunto passata una mozione su questo, dei criteri specifici per l'alimentare, perché il food, soprattutto quello legato a grandi estensioni di coltivazione, come appunto banane, zucchero, cacao, caffè, cotone per la parte di moda, ecco, naturalmente richiede un tipo di, diciamo, di approccio che tenga presente anche tutte le nuove normative europee su deforestazione, due diligence, eccetera, per cui richiede, diciamo, un rinnovamento anche del nostro sistema. Detto questo, Palestina. Allora, Palestina è situazione molto grave per i nostri produttori, e in particolare Park, che aveva sia realtà in Cisgiordania che in Striscia di Gaza. La Striscia di Gaza naturalmente è tutto distrutto, gli 4 uffici che avevano. Loro hanno tentato però, insieme a noi, di fare un'operazione che è molto bella anche dal punto di vista, diciamo, simbolico e politico, cioè di dire: noi italiani raccogliamo dei fondi che vi diamo, con questi fondi voi producete, perché siamo commercio solidale, non siamo acceriti, voi producete datteri e couscous, con questi datteri e couscous date aiuto alimentare sia alla popolazione della Cisgiordania e sia, quando sarà possibile aprire le frontiere di Gaza, farle passare a Gaza. Allora, noi, l'obiettivo di questa raccolta, che è partita a
dicembre, subito un mese dopo il 7-8, fine novembre, a dicembre dell'anno scorso, che è stata organizzata da Altromercato, Eco Garantito e l'Associazione Lavoratori di Altromercato con la Fondazione Altromercato, e l'obiettivo era di raccogliere 8.000 euro, ne abbiamo raccolti 65.000. Okay? E questi sono andati in parte a pagare il basket, cioè siccome non era possibile a Gaza far arrivare aiuti, almeno era possibile far arrivare soldi, con tra l'altro prezzi del mercato nero, insomma, i risparmi, insomma, però era veramente per avere un basket di alimentare bisogna pagare tantissimo, quindi siamo riusciti con i sistemi di pagamento elettronico a fargli passare dei soldi tramite PARC. E adesso per la prima volta, vabbè, tutta la parte date di couscous, tra l'altro in una situazione complicatissima che ci sono i coloni che stanno impedendo agli agricoltori di lavorare, insomma. Però la loro, diciamo, funzione adesso è quella proprio di cercare di portare a Gaza dei generi alimentari tramite la Giordania, probabilmente. Quindi adesso stanno tentando, è una cosa che dovrebbe succedere in questi giorni, però purtroppo le frontiere sono ancora chiuse, cioè ermeticamente chiuse, però tramite la Giordania dovrebbe partire il primo container dalla Cisgiordania che poi arriva a Gaza, quindi un sistema, insomma, che noi abbiamo contribuito a creare in una situazione però di estrema difficoltà. Una cosa che mi ha colpito tantissimo, veramente, è che loro sono sorridenti, cioè dicono, sono rassegnati, però anche molto sorridenti, dicendo noi stiamo facendo il possibile, prima situazione così tragica, noi stiamo facendo il possibile e vi siamo estremamente grati per la collaborazione che state dando, cosa che ti fa sentire veramente molto piccolo. Grazie. Domande? Chi può chiudere? Buonasera e vi ringrazio anche per l'interessante proposta di questo pomeriggio. Si è parlato prima dell'importanza dell'accuratezza delle informazioni e del fatto che molto spesso poche persone aderiscono alle proposte ecosolidali, al consumatore critico, al consumo critico, per mancanza di conoscenze, perché non conoscono o magari non conoscono in modo corretto queste proposte. Quindi la mia domanda era rivolta in qualche modo a Alessandro Franceschini, ma anche agli altri che sono intervenuti, per capire un po' da voi quali sono i canali di informazione che potrebbero essere utili per avere una conoscenza più approfondita di questi temi e soprattutto per non cadere nelle trappole del greenwashing. Grazie. Però io passerei la parola a Paolo su questo, perché secondo me a cose, anche per appunto quello che lo penso, l'ho in parte detto, c'è una cosa che non ho detto prima, cioè che c'è anche un grande aiuto della tecnologia, cioè ci sono delle app che ci aiutano sugli sprechi, ci aiutano sui cibi ultraprocessati, ci aiutano sul giudizio sulle multinazionali, cioè rispetto ad anni fa, insomma, ci sono anche degli strumenti italiani, internazionali che danno una mano. E nel libro diamo un po' di informazioni, di nomi, però ecco, quindi da un lato l'informazione indipendente, dall'altra sicuramente la tecnologia. Però Paolo, sicuramente sì, in estrema sintesi credo che senz'altro la dimensione scolastica rimanga comunque molto importante per un'attività che è da fare con varie forme di comunicazione, perché è chiaro che elementari, proprio stavamo lavorando ad un progetto a Pavia, è chiaro che il linguaggio che si può adottare nell'elementare è completamente diverso da quello delle medie primarie, io chiamo ancora così le medie secondarie, però se c'è capacità e consapevolezza si riesce a offrire un percorso che poi in alcuni casi è virtuoso in un modo difficile da monitorare, cioè passano dei messaggi attraverso i ragazzi o addirittura i bambini che poi in famiglia pongono delle questioni che non vengono evase facilmente. Proprio stavo ragionando su come misurare l'impatto dell'attività educativa nelle scuole. È complicatissimo, perché cercheremo di fare un progetto pilota, vediamo magari tra un anno o due, vi dirò, se siamo riusciti a capire l'impatto di X ore di comunicazione su tutto ciò che abbiamo detto qui rispetto a un cambiamento di comportamenti. In questo momento si sa solo che serve.
però è un po' poco, perché nel momento in cui vogliamo andare anche a chiedere fondi per fare attività di formazione e più in generale vogliamo anche convincere dei finanziatori per fare questo tipo di informazione aggiuntiva o di formazione al consumo responsabile, beh, se siamo in grado di produrre anche dei risultati di impatto, visto che è cambiato il mondo anche rispetto a 30 anni fa, siamo più forti. L'altro canale riguarda la costruzione di alleanze a livello locale, in cui si insiste molto attraverso iniziative come quella di oggi, ma anche proprio vere e proprie campagne, per cui la presenza nelle piazze, la presenza nei luoghi in cui passano le persone, nei mercati, appunto il mercato precapitalistico è un luogo sociale che ha delle ripercussioni economiche, perché c'è uno scambio che prima di tutto è sociale e poi diventa anche economico. Ecco, in questo senso avere una rete locale che promuova nel rispetto delle identità di ciascuno, naturalmente, una visione alternativa del mercato che è molto importante, perché è una chiamerei una contaminazione orizzontale che passa dalle associazioni, passa dalla società civile, ma poi arriva anche ad un pubblico più generico, quindi le scuole e le piazze. Sì, su questo punto magari aggiungo qualcosa delle nostre esperienze, perché in effetti, a parte chiaramente sensibilizzare il pubblico e i consumatori, però anche dalla parte agricola non si è mai preso in considerazione questo aspetto. Cioè gli agricoltori tradizionalmente mirano sempre, hanno mirato specialmente in passato a collaborazioni commerciali di certe entità, di certi livelli. Quindi hanno sempre un po', come dire, non dico snobbato, ma non capito l'importanza di rivolgersi invece alla società civile direttamente. Quindi potrei dire, facendo un po' di mia colpa da parte degli agricoltori, che non abbiamo mai veramente attenzionato l'importanza, diciamo, di questo tipo di collaborazione. Dopo averlo compreso, diciamo, stiamo mettendo in campo delle attività, delle azioni proprio per facilitare questo tipo di collaborazione. Me ne presentavo una prima, quella dei turisti svizzeri che vengono da noi per conoscere, ma facciamo anche delle altre iniziative volte alle scuole, ma anche a tutta la società, con delle giornate dedicate. E noi facciamo per esempio Seminario del Futuro, che è un'iniziativa che è nata in Svizzera, poi è stata ripresa qua in Italia anche da Natura Sì, ma in parallelo l'avevamo fatto anche noi autonomamente e la facciamo ancora da 11 anni, una giornata rivolta al pubblico in cui affrontiamo le tematiche agricole, della buona agricoltura contro gli OGM e contro delle forme sbagliate di agricoltura, di rivolta alle scuole, ma anche a tutti i partecipanti liberi che vogliono partecipare all'iniziativa, ed è totalmente fatta da noi, autogestita e autofinanziata. Quest'anno ne abbiamo introdotto un'altra, il Food Film Festival, un'iniziativa che nasce qui in Lombardia e queste amiche l'hanno voluta portare da noi. Abbiamo fatto due giornate in cui abbiamo proiettato dei documentari e poi discusso subito dopo con un pubblico di partecipanti. Quindi è possibile fare delle iniziative da parte di noi agricoltori proprio per avvicinare e quindi informare correttamente anche il consumatore sulle forme agricole che siano più etiche, perché in effetti se no non ci conosce in effetti nessuno. Io scusate su questo, perché mi è venuto in mente, poco tempo fa sono stati fatti dei momenti di incontro online di riflessione sui gruppi di acquisto solidale, a cui ha partecipato un sacco di gente, cioè un centinaio di persone interessate ai gruppi di acquisto solidale. Io mi sono guardata, nel nostro gruppo di acquisto solidale eravamo in 30, oggi siamo in 5, forse c'è qualcosa che non va, e c'era una ragazza giovane, 18-34 anni, che a un certo punto ha detto: ma io ho incontrato questa realtà, ma perché non ne sapevo niente prima, perché non fate dei volantini che ci spieghino a noi giovani che cosa sono i gas? Io ho sentito come un movimento tettonico nella mia testa di una placca che si spostava, nel senso che mi sono resa conto che per me è scontato cosa sono i gas, e che ad ogni generazione nuova che si affaccia sul mondo del consumo responsabile va rispiegato tutto da capo. E tutto da capo, probabilmente con un linguaggio nuovo che va
a usare le parole che questa generazione che si sta affacciando adesso usa, perché se no parliamo due lingue diverse, posso andare avanti e raccontare cosa sono i gas, cos'è il consumo critico, cos'è il commercio consolidale, ma non passerà. Quindi oltre, secondo me, oltre alle scuole e alle piazze, nelle piazze c'è da fare questo ragionamento. Scusate. Massimiliano, che ha nominato gli universitari. Ciao, grazie. Grazie. Massimiliano prima ha nominato gli universitari, io mi chiedevo quanto state cercando, trovando supporto dalla ricerca, perché comunque all'interno dell'università ci sono persone che chiaramente studiano i cambiamenti climatici, potrebbero essere un grosso supporto proprio nell'ambito ovviamente alimentare, così come in ambito biomedico. Tutto quello che sta emergendo sui prodotti industriali in termini di, chiaramente di effetti sulla salute. Mi piacerebbe sentire, e all'interno dell'università invece noi siamo bombardati dall'idea di mettere dei progetti che raggiungano il territorio, che vadano a intercettare insomma dei bisogni concreti. Quindi mi chiedo l'interazione con l'università, quanto viene cercata e trovata. Grazie. Sì, questo è un tema molto interessante anche per noi, perché con la scuola, inizialmente la scuola, l'idea di base era proprio la mancanza di questo tipo di rapporto, quindi chi forma gli agricoltori, chi li aiuta a fare un percorso nel campo dell'agricoltura sostenibile, dell'agroecologia, nessuno. Cioè, in effetti io a volte, diciamo, facciamo questa riflessione, se facessi una domanda a qualsiasi agricoltore che incontro per le vie del paese, gli dico: hai mai conosciuto una ricerca dell'Università di Agraria di Palermo? Ti potrei garantire che tutti mi risponderebbero no. Quindi questo rapporto in qualche modo non si è mai verificato. Quindi non so di chi è la colpa, questo non vorrei additare nessuno. Una ragazza è stata da noi, Linda, una ricercatrice tedesca di sociologia, però, che sta studiando proprio questi rapporti, la trasmissione delle conoscenze in campo agricolo, specialmente facendo riferimento e focus sull'agroecologia, in modo orizzontale ma anche in modo verticale. Le prime cose che emergono sembrerebbero che non ci sia tutt'oggi questo tipo di rapporto e di relazione. Noi la stiamo in effetti un po' cercando. Uno dei membri tecnici della scuola è un ragazzo che lavora all'università e abbiamo molti rapporti anche con l'università, ma la stiamo avendo noi in questa modalità, cercandole un po' noi stessi. Non vedo ancora delle azioni universitarie, parlo dell'università vicino a noi, delle azioni universitarie che si spingano essi stessi a cercare il rapporto e la trasmissione delle conoscenze su cui stanno studiando. Peraltro appunto noi stessi con la scuola stiamo cercando di introdurre una nuova fase, non soltanto la formazione ma anche la sperimentazione e ricerca, mettendo in campo in alcune aziende delle linee di ricerca magari semplici, però in qualche modo immaginate da noi. Ancora abbiamo tanti professori sensibili che a volte li chiamiamo e vengono a tenere la lezione, però voglio dire, come struttura, come entità, diciamo, questa sensibilità non la noto tanto. Io invece, buonasera e grazie per l'organizzazione di questo evento molto interessante. Volevo ritornare al discorso delle reti locali e della presenza dei gas. Volevo evidenziare che a Saronno ci sono 6 gruppi d'acquisto solidali, quindi insomma non siamo poi così pochi, e cogliendo l'opportunità che per esempio l'amministrazione tutti gli anni ci dà con quella che noi chiamiamo in gergo la festa delle associazioni, cioè la possibilità di essere presenti nelle piazze con uno stand. Anche lo scorso 6 ottobre abbiamo avuto uno stand condiviso tra tutti i gas saronnesi, dove abbiamo cercato di diffondere i principi del gas parlando con le persone che passavano, e tra l'altro per chi eventualmente fosse interessato
lunedì prossimo, cioè il 21 di ottobre alle 9, alle 21, facciamo un incontro con di approfondimento sui gas, dove dovrebbero essere presenti tutti i gas di Saronno, e ci sarà anche la possibilità per eventuali persone interessate di aderire ad uno dei gas presenti a Saronno. L'incontro si svolgerà in via Micca 17 nella sala della cooperativa popolare saronnese. Quindi se ci fossero persone interessate vi aspettiamo caldamente per approfondire i temi e dare anche la possibilità di partecipare a questo tipo di esperienza, che è totalmente in linea con i principi che abbiamo sentito illustrati questa sera e che vuole lavorare molto sia sull'applicazione dei principi, sulla costruzione delle relazioni tra le persone che fanno parte di questo mondo e farci stare un pochino meglio tutti quanti. Grazie. Grazie dell'invito e del servizio di comunicazione. Due cose semplici, molto semplici. Volevo ricollegare al discorso che rimane intese sul fatto della comunicazione della ragazza che ha detto, giusto per condividere, visto che c'è anche il sindaco. Noi a Saronno abbiamo dato un premio a uno che fa le scarpe, che è famoso su TikTok, no? Quindi non alzando, non al commercio più consolidale, ma a una figura diciamo più commerciale, diciamo. Questo però secondo me ci deve far pensare al discorso di come noi, che in realtà abbiamo dei valori che dovremmo condividere, dovremmo far conoscere, dobbiamo cimentarci con queste nuove tecnologie, perché sono veramente fondamentali, soprattutto per i ragazzi, è la loro fonte primaria di informazioni. È tutto fuori controllo, non c'è un ente certificatore, niente. Quindi effettivamente c'è una mancanza, noi abbiamo dei valori in cui crediamo e non riusciamo a comunicarli, purtroppo, ed è una lacuna importante in questo momento storico. Grazie. Due cose molto semplici. La prima l'ha già anticipato Paolo. È quella che c'è il sindaco, c'è Augusto, che ringrazio, è qua a ascoltare, a sentire, poi dopo verrà a cena con noi, per cui lo potremo mangiare dopo, adesso lasciamo in pace. No, l'altra domanda è, non so bene a chi, Letizia, ma perché Carla non c'è, sapere quali sono i prodotti di Valdivello che noi abbiamo in bottega, e magari perché li abbiamo scelti. Una domanda. Allora, i prodotti, no, noi abbiamo i prodotti di Valdivella in bottega da tanti anni, li acquistiamo attraverso altro mercato perché c'è più facile un acquisto in questo senso che non direttamente farceli arrivare dalla Sicilia, e abbiamo l'olio e i vini che assaggeremo anche questa sera, gusteremo questa sera, soprattutto alla cena. Però volevo aggiungere un'altra cosa, visto che c'è il sindaco e visto che c'è, dobbiamo ringraziarlo della presenza, ma visto che prima Franceschini nella sua relazione, che tu non hai ascoltato, che non c'eri, ha fatto accenno, ha fatto accenno all'accordo che c'è stato con il Comune di Milano per le scuole di Milano e l'invito alle istituzioni di fare attenzione ai prodotti del commercio equo. Vorrei chiedere se magari puoi ripetere velocemente questa cosa. No, in effetti è stato un invito e quindi vorrei farlo fare da lui. Grazie. Allora farei così, lascerei per chiudere la parola ad Alessandro che dice questa cosa e poi ha un momento di chiusura. Allora, no, il tema della, diciamo, della partecipazione del pubblico, quindi degli enti locali a progetti di economia sostenibile si declina in tanti modi. In particolare però negli ultimi anni, grazie anche a tutto il discorso dei CAM, dei criteri minimi ambientali, eccetera, le principali forme di dialogo, almeno tra commercio consolidale e amministrazioni pubbliche, sono direi su tre principali direttrici. La prima è
la, diciamo, il sostegno alle realtà locali e a tutte le realtà che fanno sensibilizzazione, cioè come per esempio la rete dei gruppi d'acquisto, il Sandro, cioè, quindi il sostegno che passa per tante modalità, la sala, il finanziamento, il volantino, eccetera. E un secondo invece riguarda più l'aspetto di procurement, cioè l'aspetto delle forniture, per esempio per le mense scolastiche, le mense aziendali, tutto ciò che riguarda anche il vending, cioè gli distributori automatici, inserire nei bandi con cui si assegnano gli distributori automatici in cui si chiamano le aziende, inserire dei criteri che dicono vogliamo un caffè consolidato, vogliamo che nella macchina del freddo non ci siano solo quei tramezzini mummificati e le merendine ultraprocessate, ma ci sono anche gli snack del commercio eco, cioè, quindi tutte queste cose possono favorire questo tipo di processo. E poi c'è un tema che è quello della regalistica, cioè laddove il comune vuole, il comune anche i locali, anche le aziende municipalizzate magari vogliono fare degli omaggi eccetera, è chiaro che se fanno degli omaggi che vengono dall'economia locale, dall'economia solidale, chiaramente è un valore anche di sostegno politico, lo fanno già, per cui questo era un esempio di scuola, perché già il comune di Sarò non lo fa, quindi prende approfondito però di approvvigionamento etico, verde, insomma, questo tema sì, quindi riguarda tutta la parte appunto di tutto ciò che dal punto di vista degli acquisti del comune, che sia per le mense scolastiche che sia anche proprio i propri acquisti, e favorire appunto tutti i soggetti che diano delle garanzie lato sociale, lato ambientale, questo un po', però insomma poi immagino. Invece volevo chiudere con questo per... Forse ho tagliato le gambe a una domanda. Ha tagliato le gambe a una domanda? Una domanda? No, forse no. Ok, allora no, volevo chiudere con questo perché mi sembra anche un modo allegro di chiudere questo incontro che è stato per me molto interessante, molto stimolante. Vi ringrazio anche della resistenza perché siete stati fino qua per più di 3 ore. E, allora, tornando al tema del prezzo, perché è uscito in vari momenti. Dal sugo di noci a 4,90, dal passato di pomodoro a 0,80. E io mi sono chiesto insieme a Duccio, ma perché in Italia c'è questa associazione immediata del prodotto alimentare con il risparmio? Mentre in altri campi dell'economia non è così, perché se applicassimo lo stesso criterio alla telefonia non si venderebbe un iPhone in Italia, se lo applicassimo al turismo nessuno prenderebbe l'aereo, andrebbero tutti in Flixbus, se lo applicassimo alla ristorazione tutti mangerebbero solo pizzette e kebab e non nessuno andrebbe al ristorante. Invece sull'alimentazione c'è proprio un culto del risparmio, quindi andare a vedere più che la qualità del prodotto, della filiera, quanto costa. Tanto che noi riportiamo la frase di una giornalista che a me è piaciuta molto, che dice sostanzialmente gli italiani sono più attenti all'olio che mettono nel motore rispetto a quello che mettono in insalata. E a livello di spesa comunque, di disponibilità a mettere più soldi, effettivamente questo torna. Allora io ho provato a trovare una risposta e vi leggo una mezza paginetta.